Dopo la sosta, la Cremonese si prepara a scendere in campo per la 27esima giornata di Lega Pro. Sarà di scena a Carrara contro la squadra dell'ex direttore generale Sandro Turotti, allenata da Gianmarco Remondina. Mi aspetto una squadra, una partita molto maschia rispetto alle ultime due fatte, perché è una squadra esperta, una squadra che ha un allenatore esperto, un allenatore che mette bene giù le squadre, le sa motivare dal punto di vista giusto. Quindi dobbiamo essere una squadra abbastanza da battaglia domenica, poi dopo alla battaglia cercare di aggiungere quello che qualche miglioramento. Però io dico sempre, questa è Lega Pro e è un aspetto che noi non dobbiamo tralasciare. Poi dopo che tu hai raggiunto l'aspetto mentale da battaglia giusto, tutto il resto ti viene meglio. Ma se mettiamo prima il primo aspetto, rischiamo di fare fatica. Il gruppo sta crescendo e sta lavorando per l'obiettivo finale. Nella sosta, Dionigi ha potuto proseguire con un lavoro intenso e pensato. Una prima settimana di carichi pesanti, una seconda meno intensa per arrivare a domenica nel giusto stato di forma. Il tutto accompagnato da momenti in cui la squadra si è riunita in sala video a riguardare le partite e anche gli stessi allenamenti e in cui il mister ha cercato di spiegare gli schemi che sta cercando di far metabolizzare. Cioè Pavia, la settimana di Pavia, io potevo fare una scelta, è stata condivisa con il mio staff, un po' anche con, in base a vari anche test che sono stati fatti, io potevo lasciare tutto così e arrivare alla sosta. Noi si è deciso la seconda settimana di fare una settimana di medio alto carico. Insomma, io penso che come aiuta tutti quanti voi la tecnologia, può aiutare anche il calcio. Io credo molto nell'immagine prima visiva e poi prodotta sul campo, no? Quindi quello che casomai vedono prima fatto in maniera didattica, poi lo riescono a forse assimilare meglio dopo. Però ci siamo concentrati molto su di noi, anche su rivedere spesso i nostri allenamenti. Qualche problema in difesa per la doppia assenza di Caracciolo e Giorgi, che non si sono ancora uniti al gruppo, come pure Palermo, che ha avuto una ricaduta e si è allenato poco e non potrà essere al 100%. La buona notizia invece è il recupero di Bremek. Mi dispiace più che altro un po' per del concetto difensivo, che stavano incominciando a migliorarlo sull'aggressività, perché non è tanto, uno può difendere a tre, dei momenti a tre, dei momenti siamo a quattro, dei momenti siamo a cinque. Noi, anche per approfondire un po' questo tema, cioè, lo fa la Juve tante volte a 5, lo fa, non vedo perché non lo può fare la Cremonese.